Ciao ciao a tutti, benvenuti nel canale di Note di Profumo per una nuova recensione che oggi dedico al profumo La Panthère di Cartier, profumo davvero molto molto famoso. Quello di cui oggi vi parlo è la formulazione del 2014 creata dal naso profumiere Mathilde Lauren. Fin da subito e fin dalla presentazione della scatola abbiamo a che fare con un qualcosa di molto elegante, sempre nello stile di Cartier. Qui abbiamo dei decori dorati con al centro la scritta Cartier in rosso e ai lati la scatola è tutta dorata. Allora, questo profumo, anche per quanto riguarda il flacone, è davvero molto molto bello e il motivo della pantera ricorre anche proprio nel flacone, perché qui proprio se notate potete vedere il muso di una pantera. Il juice è tra il dorato un po' pescato e questo profumo appartiene alla classe dei profumi cipre floreali. Il soggetto della pantera è molto caro al marchio di Cartier, si è ispirato a questo animale anche nella produzione di molti molti gioielli, ma c'è un legame molto forte tra la pantera, il felino e il profumo stesso, questo fin dall'antichità, perché il primo profumo, uno dei primi profumi dell'antichità, si chiamava proprio Pardalium e oggi siamo arrivati alla Panthère. Non solo, anche molte divinità, come ad esempio la dea Iside con la testa di gatto, avevano un forte legame con il profumo, e di questo ve ne ho parlato ancora a proposito di Obsession di Calvin Klein, al quale ho dedicato un video, e vi accenno anche un po' questi aspetti del legame tra i felini ed il profumo. Andiamo ora al profumo e a quello di cui vi parlo oggi, che è questa riformulazione, questo profumo cipre che ha degli accenti oltre che floreali anche fruttati, soprattutto in apertura, perché abbiamo la nota della fragola e la nota di bergamotto come note fruttate. Una nota particolare si accompagna a queste note fruttate, che dà un sentore un po' amarognolo, un po' aspro al profumo, che è la nota del rabarbaro, che abbiamo già visto in profumi come per esempio Aura di Thierry Mugler, che riesce molto bene a togliere magari un dolce eccessivo che potrebbe venire da certe note, che potrebbe essere dato da certe note fruttate. Ha una bellissima piramide complessa e abbiamo anche note ad esempio di frutti essiccati, quindi dei sentori anche speziati, e nel cuore abbiamo molti molti fiori, tra cui la gardenia, l'ylang ylang, e un fondo dominato da note come per esempio la nota di patchouli muschio di quercia, ma non solo, anche note legnose, perché quello che io avverto in questo profumo nel dry down è proprio un fondo tra il terroso e il legnoso. Stiamo parlando di un profumo particolare che si tira un po' fuori da quelli che sono i profumi di oggi giorno, dai profumi magari più gourmand che vanno di moda adesso, e lo capiamo anche da questa piramide olfattiva che è un po' magari particolare. È una fragranza, questa del 2014, che sulla mia pelle non sento evolversi particolarmente, non sento soprattutto delle note che prevalgano nel profumo, delle note prevalenti, ma c'è questa apertura
fruttata nella quale non distingo precisamente quella che può essere una nota di fragola, come invece si riesce a sentire, magari ad avvertire in altri profumi fruttati, ma una delle prime sensazioni che mi arrivano al naso è quella di un profumo che mantiene un carattere opulento, vintage, di molti profumi del passato, ma allo stesso tempo ha un lato moderno. Io questo lo definirei un profumo elegante, un profumo che può essere tranquillamente indossato tutti i giorni, non lo sento come un profumo per le occasioni particolari, e che mi descrive comunque una donna un po' minimalista, allo stesso tempo grintosa, ma che è grintosa in quello che potrebbe essere un ambiente sociale. Mi immagino anche una donna che si reca a un consiglio comunale, che ha a che fare con il mondo pubblico, che parla spesso in pubblico, perché questo perlomeno io trovo che non sia un profumo invadente, né per persistenza, né per durata, né per proiezione. E molte descrizioni che io ho letto di questo profumo descrivono questo profumo come un profumo con una grandissima persistenza e altissime prestazioni, però questo aspetto, e adesso oggi lo indosso, mi è caduta la scatola, questo profumo, dicevo, è descritto come persistenza con una persistenza elevatissima di 12 ore, cosa che non mantiene su di me, e credo che purtroppo sia stato riformulato ulteriormente dopo il 2014, quantomeno questo profumo è stato alleggerito, perché su di me non ha questa durata. Addirittura dopo qualche ora diventa uno skin scent, rimanendo, sì, però io lo definirei un profumo moderato che su di me non supera le 5 ore di durata. Questo mi fa pensare davvero a una diluizione della fragranza. Il mio batch code risale al 2019, quindi questo profumo ha 2 anni e mezzo, 3, quindi sono circa 3 anni, insomma, che ce l'ho nella mia collezione, il che mi fa pensare a un rimaneggiamento un po' della fragranza. Profumo che io indosso di rado, e di questo ve ne ho parlato anche in altri miei video, non è un profumo che io metto tantissimo e che sento su di me come un profumo raffinato, elegante, non ci avverto questo lato super super sensuale che invece vorrebbe descrivere con quella che è la simbologia associata a questa fragranza. Ma davvero vorrei tantissimo tantissimo poter provare la Panthère degli anni 80, perché penso che allora sarei pronta per descrivervi un profumo diverso da questo. È una fragranza buonissima, è un profumo davvero non scontato, e questo senz'altro, davvero molto molto buono, però non è tra le fragranze che io amo di più indossare, per quanto riconosca che è un punto di riferimento per la profumeria moderna di oggi. Ecco, mi dispiace solo non aver riscontrato queste prestazioni che sono state decantate molto per quanto riguarda questo profumo. Io lo consiglio a tutte quelle donne che hanno a che fare con un lavoro dove spesso parlano in pubblico, magari si trovano spesso a dover fare degli interventi a delle conferenze, perché ti dà quell'aria di donna sicura, di donna che sa un po' il fatto suo. Ma io, una donna che indossa la Panthère, per esempio, me la immagino con un tailleur, con un trucco abbastanza fine,
E questo insomma piace anche a me, non sono una che si trucca in maniera esagerata, però anche abbastanza minimalista. Non è un profumo, ad esempio, che vedo su un artista, un profumo che mi richiama, per esempio, un musicista sul palco, una donna che canta, che suona, che balla. Quindi io non riesco a vederlo come un profumo, questo per le occasioni speciali, però questa è la mia recensione, ripeto, è la mia opinione personale di questo profumo e prima o poi voglio sentire qualche riformulazione precedente di questa fragranza, che comunque conservo nella mia collezione, anche perché voglio proprio riuscire a fare i confronti e capire come questo profumo nel tempo si è evoluto a partire da quello degli anni 80. Bellissima, tra l'altro. È bellissimo un flacone dei primi che fu creato negli anni 80 perché a proposito del felino della pantera aveva un tappo splendido, un tappo gioiello che proprio raffigurava una pantera e ormai quella boccetta è rarissima e si può trovare solamente nei musei del profumo, nei musei della profumeria. E questo è tutto per quanto riguarda la mia recensione di questo profumo elegante, un po' terroso, un po' legnoso, un bel floreale con questi accenni fruttati, ma soprattutto sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi, se avete avuto occasione di provare nel corso degli anni la versione degli anni 80, perché credo che quella sia davvero molto 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 interessante. Vi mando un grosso bacio, vi auguro buona giornata. E ci vediamo nel prossimo video profumoso. Ciao a tutti!